Benvenuti a Bibbia, la terra dei libri. Io, Mauro Fornaro, sono qui per parlarvi degli abitanti di questa fantastica terra, i libri, e di coloro che li hanno creati. Oggi vi parlerò del libro Peperoni e Popcorn, Historica Edizioni, di Remo Federico Junior Mancini, che nasce ad Albano Laziale all'inizio degli anni 90. Cresciuto nelle Marche, in un suggestivo borgo della provincia di Fermo, chiamato appunto La Pedona, gestisce il canale YouTube Remo FJ Mancini, grazie al quale trasmette la sua passione per la scrittura attraverso i suoi video racconti, con l'aiuto del doppiatore Bruno Caricchia. Nel 2018 la sua dedizione viene premiata con la pubblicazione di un racconto all'interno dell'antologia Racconti Marchigiani di Historica Edizioni, nell'ambito dell'omonimo concorso letterario, e Peperoni e Popcorn è proprio il suo primo libro, ovviamente Historica Edizioni editore. E veniamo a parlare del libro. In una proprietà di montagna del Marchigiano, Biagio Marasco riceve una visita inaspettata. Lo straniero, bisognoso di un passaggio, lo trascina, suo malgrado, in una spericolata quanto fallimentare fuga da misteriosi agenti segreti. È l'inizio di un'inquietante e bizzarra serie di eventi che cambieranno per sempre la vita del solitario cinefilo. Cavia di un esperimento, Biagio verrà catapultato in un'oscura dimensione onirica creata dalla sua stessa coscienza. Dividi Hollywood dalle sembianze antropomorfe e peperoni a volontà in quello che si rivelerà un viaggio all'insegna della redenzione. Torniamo tra poco. Bentornati a Bibbia,
la terra dei libri. Vi ricordo di seguire Brio Radio nei social e magari di iscrivervi al canale YouTube. Avete anche la possibilità di un sostegno libero e volontario con una donazione PayPal. Stiamo parlando del libro di Remo Federico Junior Mancini, Peperoni e Popcorn, Istorica Edizioni. Ora vi leggerò qualche riga tratta proprio da questo libro. Tutti tiriamo le cuoia, prima o poi. Per quanto la gente si prodighi per dare un senso alla propria esistenza, illudendosi di potersi sedere un giorno in compagnia di San Pietro a prendere un caffè su una bella nuvoletta. Non c'è scampo all'inevitabile sorte che ci attende. Inevitabilità. È questa la parola chiave che manda all'aria tutti i nostri sforzi per campare sereni. D'altronde, la nostra vita non conta più di quella di una mosca spiaccicata tra le pagine di una squallida rivista di gossip. Quindi, perché prendersi troppa pena? La morte è imprevedibile, a volte inspiegabile, e può emettere la sua sentenza in brevi istanti o indugiare in interminabili afflizioni. Nel mio caso, però, si riservò di applicare il verdetto. A proposito di Bibbia, la terra dei libri, se volete conoscere meglio i miei libri, ma anche tutta la mia attività culturale, basta cercare Mauro Fornaro nei social. Un caro saluto e ora musica!